Gigi Simoni qui a Sansepolcro per parlare naturalmente di calcio, dando uno sguardo al campionato. In questo momento è l'Inter la grande delusione? Ce n'è anche qualche altra, però l'Inter indubbiamente, per quello che ci aspettavamo, sta un po' tradendo le aspettative. E il calcio è fatto così, hanno fatto molti acquisti, molti cambi. Mancini, che in genere non sbaglia mai, perché ha sempre fatto dei lavori in tutte le squadre dove ha lavorato, non è riuscito a dare una linea a questa squadra, perché poi si vede sempre una formazione diversa. E quindi quando comincia ad avere formazioni continuamente diverse è un brutto segno. Vuol dire che la squadra fatica ad avere un gioco, vuol dire che c'hai delle incertezze tra il valore dei giocatori. E a me dispiace per la squadra, però la vedo purtroppo in un momento brutto adesso. Tagliata fuori dal terzo posto? Ma tagliata fuori, io ho imparato nel calcio in tanti anni a non fare mai dei pronostici, perché si vedono delle cose. La Juve sembrava tagliata fuori dallo scudetto e già prima. Altre squadre che magari le aspettavamo con molto interesse, poi hanno peggiorato la cosa e stanno andando male. Io dico che loro il terzo posto lo possono raggiungere, perché la squadra ce l'hanno, però si aspetta ancora un po' di punti, a perderli penso che faccia fatica. Tanti hanno sottolineato nel corso di questi mesi l'assenza di un regista per l'Inter, però anche il DS Ausilio ha detto non è che senza il regista non si può giocare a calcio. Lei che ne pensa? No, ho letto anch'io qualche critica anche di Zanetti, e questo è un brutto segnale, perché quando si comincia a parlare che manca vuol dire che la squadra va male. Adesso ci vorrebbe un po' di silenzio attorno, ma come si fa? L'Inter è una squadra che fa parlare, e le critiche non fanno che peggiorare la cosa. È un'annata un po' sbagliata. Io così faccio le mie riflessioni sempre, anche sull'Inter. Sto sempre molto attento a quello che dico, perché è una squadra che mi sta particolarmente a cuore. E ho fatto un pensiero che è generale più che per l'Inter. Per vincere i campionati ci vogliono dei buoni allenatori, ma non sono determinanti in assoluto. Ci vogliono dei grandi giocatori. Ci vogliono più giocatori hai di quelli fuori dall'ordinario, fuori dall'essere buoni giocatori, devono essere campioni. Secondo me l'Inter è fatta di molti buoni giocatori, ma di pochi campioni. Quindi, insomma, tanti giocatori sono arrivati nel corso dell'estate scorsa, ci sono state varie rivoluzioni anche l'anno scorso a gennaio, tanti giocatori che arrivarono, però poi alla fin fine non hanno inciso, probabilmente perché non erano tutti campioni, non c'erano tanti campioni. È quello, le squadre che hanno campioni, il Napoli ha 4-5 campioni, è secondo, la Juve ne ha 10-12 campioni, è prima. Le altre sono lì che si lottano il terzo, quarto, quinto posto. Sono tutte squadre fatte, anche la Fiorentina, anche la Roma, sono tutte squadre fatte da buoni giocatori, ottimi giocatori, ma da pochi campioni. E allora questi sta scritto, insomma, che non possono arrivare primi, perché i campioni sono quelli che sono giocatori, sono uomini, fanno il lavoro con facilità. Quelli che devono sudare, tirar fuori tutte le capacità, fanno un po' fatica. Io, insomma, sono le squadre come il Milan, adesso anche l'Inter. All'inizio sembrava che tutto funzionasse bene, ma sono tutte pari quelle squadre lì. La Roma, c'è la Fiorentina. Sono tutte pari, però non possono arrivare prime.